C'era tutti i periodi, il periodo era Giove, ora il fiolone andava di moda a Cannucci, c'è il Bottane e l'archetti corti, si era anche quell'archetto. Poi d'estate c'era il carretto con cuscinetti, il monopattino, oppure fatto a tre cose. C'era. D'inverno invece si poteva giocare di solito, si giocava a rintico, cioè con ghiaccione, si giocava di solito. Si giocava col carburo, lo scoppio col carburo, era un gioco pericoloso. A pensarci ora e si faceva quei giochi lì, sarebbe che non lo facesse un ragazzo, allora si faceva, si scavava una buchina nell'arena, nella sabbia, poi si buttava leggermente un po' d'acqua, si metteva, però bisognava farlo velocemente questo, si prendeva allora un bussolotto di una certa grandezza di pomodoro, dove ci si tiene il pomodoro, e si fa un foro in cima, dalla parte che c'è dove è chiuso, poi si prendeva allora questa buchina, si faceva questa buchina, si buttava un po' d'acqua, si prendeva un po' di carburo, si metteva il carburo, con questo bastone con la fiamma si andava, si metteva sopra, boom! Allora, i tappini, noi ci mettevamo la figurina di Coppi o di Bartan e ci faceva la pista per la strada, perché per l'epoca passava una carrozza, un corto di papa, e allora si tirava come se fosse con palline. Si era petacca, c'era un po' di sabbia, allora a questo punto si prendeva queste palline e si giocava alle palline. Come fanno da ragazzo su spiaggia? Giocava a ritti, i sordini ritti così, magari duchetti, la distanza dei sordini ritti e con i ghiaccioni o ghiaccioni ancora dei sordini prima. Così e si tirava così. Quante te ne buttai giù era la tua. E c'era uno che vendeva tutto, la Peppa in via dell'Orto vendeva di tutto. Qualsiasi cosa vendeva la Peppa. Allora c'era questi fumogeni, che si fa? Si piglia un pezzettino di questa pellicola, una lunghezza secondo uno come poteva, che poi a che cosa stava. Si arrotola stretta stretta, si fa un rotolino, proprio abbastanza tirare. Poi si pigliava, si incarta un pezzo di foglio, poi si pigliava e si dava fuoco. Inizialmente pigliava fuoco la carta, poi appena trovava la celluloide faceva la svelta a fare la fiamma, però anche si pestava, si spengeva la fiamma e si sprigionava un fumo incredibile, si buttava dentro le botteghe e si scappava. C'era la strada, c'erano i ragazzi di via di Camaldoli, i ragazzi di via di Campucci, via di Campucci erano così, gli altri, quelli di Aglione lo stesso, si facevano due bande e cominciavano a sassi. C'era due tipi di, anzi per tenere questo cerchio, i ragazzi più piccoli in questo caso si dava i colpi col bastone sul cerchio in modo che girasse e noi dietro si correva su questo cerchio. Poi si addoppiava addirittura un legno, siccome questo cerchio è concavo perché doveva andare a mela d'aria, si poteva mettere un legno e se uno aveva la velocità insomma giusta si faceva scorrere così e riscorreva. Poi c'era l'ultima soluzione, l'ultimo ritrovato, è questo della Rumpus Ultra, della fila di ferro, e qui c'era addirittura anche un rientro per via che il cerchio non potesse uscire. Allora tenendo questo qui, si correva e il cerchio riscorreva e avendoci questa ripresa qui, il cerchio non scappava, rimaneva all'interno di questa forcella. Era con una bulletta, si metteva una bulletta qui e una bulletta qui. Una bulletta si metteva qui con gli elastici, all'elastico. Questo si rifacciava dentro, si faceva ripartire esattamente da come era l'altro, cioè partendo sotto e ritornava praticamente a essere una sigla. Ecco, una volta che era stato applicato sopra, questo ritornava dentro alla sua. Ecco, così. E tornava a essere una sigla. Da qui partiva la bulletta con gli elastici e veniva fino a qui. L'arma era pronta. Oppure si prendeva le farfalle, di giorno si correva con il soffietto, si rincorreva alle farfalle e si prendeva le cose. Sì, era quello di prendere le farfalle. Perché ti ripassava queste farfalle, venivano dal giardino Sonigiani,
andava verso il campo lì di Piazza Tasso, verso l'Arno se si vuole, non lo so come mai, tanto è vero, noi se era cacciatore si faceva la collezione a mezzo e si prendeva queste farfalle, una volta prese si imbalsamavano,